Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di questa fantastica, come sempre, fantastica mossa di marketing di Apple e cerchiamo di capire se effettivamente, veramente solo una mossa di marketing che un po' ci prende in giro, se davvero c'è dietro a questa scelta di pubblicizzare le sette lenti, di iPhone a rispetto delle tre reali che vediamo con i nostri occhi qui sopra, c'è davvero una qualche evoluzione software che, e tecnologica che effettivamente può essere interessante per il futuro della fotografia stessa, sia su smartphone che non in realtà. Apple già dall'anno scorso ci propina a livello marketing questa mossa della lente in più simulata. L'anno scorso avevamo la 2x la 50 mm simulata senza perdita di qualità rispetto alla 24 mm. Andiamo a cercare di capire cosa vuol dire e come si è evoluta quest'anno questa roba, arrivando addirittura a proporre nel marketing di Apple la questione delle sette ottiche, perché ne abbiamo tre reali più quattro simulate che in moltissimi hanno abbracciato ed esaltato. Ma è una roba che merita davvero di essere esaltata? Andiamo a capirlo passo passo. Voglio lasciare molto scorrere questo video. Darò il mio parere come sempre, ma insomma, giudicate le immagini e poi mi dite. Vedremo anche un confronto in parallelo con il 14 Pro per capire se veramente c'è stata questa evoluzione sulla simulazione delle focali, tanto da sottolinearla e renderla come nuova feature vendibile del 15. Allora, foto scattata con sensore principale, camera 1x24 mm a 50 megapixel, risoluzione piena sul 15 Pro Max e sul 14 Pro Max. L'hardware è il medesimo, ragazzi, è praticamente inutile andare a fare un confronto qui. Hanno addirittura scattato, il software si è comportato nello stesso identico modo. Quello che voglio andare a vedere è se poi, nel momento in cui il software va a fare questa elaborazione di cui loro parlano sui crop, che dovrebbero garantire la stessa qualità, nonostante un'ottica superiore, una lunghezza focale superiore simulata, cambierà qualcosa. Allora, prendiamo ad esempio, andando avanti, questa immagine del 15 Pro che è una simulazione del 28 mm. Io vi ricordo che su iPhone vi basta, su iPhone 15 Pro adesso vi basta cliccare una volta sull'ottica 1x per avere un crop subito simulato di una lente 28 mm, due volte per avere un 35 mm e poi abbiamo la 2x di fianco, insomma, che simula il 50 mm. Partiamo dal 28, facendo un confronto intanto col 15 Pro stesso, quindi con l'immagine a formato pieno, a parità di crop, se davvero abbiamo questa non perdita di qualità, a parità di crop dovremmo avere un file leggermente migliore sul 28 mm, ok? Ovvero, se io dovessi avvicinarmi, ok, leggermente, dovrei vedere un qualcosa di meglio sul 35 mm, perché se mi vai a simulare una focale più spinta, chiaramente a parità di distanza dal soggetto ho un dettaglio maggiore rispetto a una focale più larga, che quindi è soggetta a un fattore crop maggiore. Qui abbiamo i due file, ok? iPhone 15, iPhone 15, 28 mm, 24 mm. Ovviamente non c'è un sistema ottico diverso, quindi non ci aspettiamo differenze di sfocato, infatti non ci sono, non ci aspettiamo differenze di distanza dallo sfondo, distanza dei vari piani dell'immagine, perché non ci sono, non ci possono essere. Non ci aspettiamo particolari differenze di proporzioni del volto, forse qui è cambiato leggermente o il mio angolo rispetto alla camera o leggermente la posizione del cavalletto, ma le proporzioni generali saranno le medesime, per questo si parla di ottiche simulate. Dovremmo avere un dettaglio comparabile. I megapixel scendono a 35, ma non perché c'è una rimappatura particolare del sensore, ma perché semplicemente croppando si lavora su una superficie minore e si escludono dei megapixel esterni. Non succede nulla di incredibile, non c'è nessuna pazzesca lavorazione software che trasforma la nostra immagine, almeno questo è quello che mi sembra accada. Tant'è vero che io poi ho fatto, intanto vi ho lasciato qua i file da giudicare un po', la medesima cosa sul 14 Pro,
manualmente, nel senso che lì non c'è l'automatismo che clicchi e vai a 1,2x di crop, ma ci sono arrivato io manualmente e ve la metto qui. Eccola qua. 33,3 megapixel, non so se per regioni software particolari o se perché, siccome c'è sempre un po' di margine quando andiamo a croppare manualmente, magari ho croppato leggerissimissimamente in più e mi sono mangiato quei 2 megapixel e mezzo. Però ecco, sul 14 non mi sembra ci siano differenze così particolari rispetto a quello che viene sul 15, cioè di base quello che sto vedendo ora è che abbiamo semplicemente un'immagine a 50 megapixel che quindi ci permette di croppare fino a un certo punto mantenendo la qualità del file accettabile. Non noto differenze rispetto a quello che è un classico crop, quindi ci stanno avendo un crop, sembrerebbe. Ma andiamo avanti. Anche qui hanno lavorato tra l'altro con gli stessi medesimi parametri a parità di crop che viene fatto in camera su entrambi, vi ricordo, ok? Mi sembra siano molto 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 simili. Forse il 14 aveva una nitidezza elettronica un po' più spinta, i file del 15 sono un po' più morbidi, il che non mi dispiace, mi sembra, così a occhio e croce, ma giudicate sempre voi. Andando avanti, abbiamo la simulazione del 35 mm e vi metto sempre inizialmente 35 mm simulato qui a sinistra del 15 e sensore pieno invece 24 mm sempre del 15 di qua. Si scende a 24 megapixel perché anche qui la superficie del sensore su cui lavoriamo si riduce. Questo mi sembra sia né più né meno, correggetemi se sbaglio. Quindi lavoriamo su pixel che sono grandi esattamente uguali a quelli della versione a 48 megapixel. Non c'è un pixel bin in particolare, non mi sembra, quindi non possiamo neanche dire che i megapixel sono più grandi, quindi magari si favorisce l'entrata della luce, catturano più luce o impastano meno l'immagine, allora è per quello. Non mi sembra, mi sembra veramente che succeda quello che debba succedere in qualche modo andando a colpare l'immagine. Se andiamo a vedere il dettaglio, infatti, a parità di crop 4 mm, 50 megapixel e poi croppare simulando le distanze di un 35 o scattare in camera direttamente a 35 non porti a nessuna particolare differenza. Andando avanti c'è poi la simulazione del 50 mm, questa la fanno teoricamente una feature presente sia sul 15 che sul 14, quindi vi faccio proprio il confronto diretto. Ora, una capatanta ho letto in giro su questa simulazione dei 50 mm, che figata, che ottica pazzesca che posso avere senza perdere qualità rispetto alla 24. Regà, è palese che la qualità si perde rispetto alla 24. Lo scatto è a 12 megapixel, ok, ma non è solo questo. Si vede proprio che cosa fa il software, cioè mi sembra semplicemente che ci sia quell'aumento di nitidezza elettronica che ci crea sì una texture che sembra più nitida, ma che crea anche, eccolo lì, quel file, quei tipici artefatti che escono quando andiamo a spingere troppo il fattore di nitidezza e di dettaglio su Lightroom, banalmente. Cioè, se io vi prendo, questo è il 15 e questo è il 14, ok? Entrambi fanno la stessa cosa, li vedete? Li vedete questi? Quest'effetto, chiamiamolo acquarello, no? Che chi lavora su Lightroom sa come viene fuori. Non succede né più né meno che questo. Se prendo il file pieno a 24 mm, infatti, sì, è più morbida l'immagine, ma si vede che è una roba elettronica. Cioè io questo lo faccio diventare facilmente questo. Scusate, questo lo faccio diventare facilmente questo, ok? Non c'è una reale non perdita di qualità e quindi mantenimento del dettaglio, almeno questa è la mia lettura. Ve le lascio un po' così, 24 mm, 50 mm. Mi sembra un po' strano parlare di simulazione di una lente quando si tratta semplicemente di un crop che gestito dal software, già lavorato un po' dal software. Ecco, di questo possiamo parlare. Secondo me, già che ci sono, visto che condividono anche la stessa grandangolare,
vi faccio un confronto velocissimo tra la grande angolare del 15 e del 14. Okay. 15 a sinistra, 14 a destra, molto simili mi sembrano occhio e croce, sia a livello di... ma forse vignetta un po' meno quella del 14, ma poi insomma le ultra wide io sapete che le considero ancora molto poco su smartphone, ma la qualità mi sembra un po' la stessa su entrambi. Ovvero in queste condizioni di luce che effettivamente non erano ottimali perché era una luce molto morbida ma anche molto bassa, mi sembra che siano brutte uguali, ecco, tra virgolette, come sarebbero brutte quelle di qualsiasi smartphone, perché sono tutte un po' così le ultra wide. È proprio la stessa identica ottica, lo stesso identico sensore, ecco, mi sembra né più né meno. Detto ciò, ho voluto fare questo video perché mi sembra veramente assurdo, cioè mi comincia veramente a dare fastidio quando Apple propina queste robe di marketing che dai, ragazzi, sono cagate pazzesche che ci propinano da anni in un modo o nell'altro, che adesso hanno toccato l'assurdo questa roba delle sette ottiche, che poi 1, 2, 3, 28, 35, 50, ma qual è la settima? Cioè la settima sarebbe la macro, regà, la macro è la ultra wide croppata, cioè che fa schifo, ma fa schifo su tutti gli smartphone, è l'unico smartphone che ha una macro decente, poi dico ne sono venduto, mannaggia, è il 13 Pro di Xiaomi che ha queste ottiche flottanti sul teleobiettivo e fa dei macro spettacolari rispetto alla concorrenza, ma ti puoi vendere la macro come ottica in più? Ma soprattutto no, possono, loro possono, ma posso vedere tutta YouTube che va presso a sta roba, anche, ma anche stranieri, YouTuber iper professionisti della Madonna che veramente stanno mille passi avanti a me, che ti promuovono questa roba, ho sette ottiche, posso fare questa roba, ma posso? No. No, non posso, cioè è imbarazzante. Secondo me è imbarazzante, per questo mi vedete un po' accanito. Forse non è per Apple in sé, Apple è geniale, sono dei grandi, li adoro, studio il loro marketing dalla notte dei tempi, sono folli. E poi iPhone è un mezzo, che più volte ho detto, così equilibrato, che ha una parte video così avanzata, che comunque il lato fotografico mi garantisce delle cose, che tutto si compensa ed è un mezzo spettacolare per un creatore di contenuti, per chi vuole farci fotografia, per chi vuole farci video. Però sta roba no. Sta roba no, anche perché si proprio adagiano sugli allori in una maniera spaventosa. Cioè il prossimo anno questi aggiungono un'ottichina, non fanno neanche questa grande evoluzione hardware, secondo me, da allineare i teleobiettivi alla concorrenza. Ti sparano che il telefono ha 4 ottiche reali, 8 ottiche in tutto, e hanno chiuso per altri 2-3 anni. Boh, se siete contenti voi così, io vorrei vedere, visto che altri brand ci dimostrano che le evoluzioni hardware ci sono, e visto che loro lavorano bene quando fanno le cose, sarebbe un po' più figo vederli un pochettino più in movimento. Poi il mercato è il mercato, non si possono giocare tutte le novità in un anno, però così no, questo è prendere in giro, secondo me, le persone. Ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, se vi è piaciuto il video, se vi piacciono questi confronti, queste analisi Lightroom, potete sostenermi banalmente mettendo segui al canale, attivando la campanella, commentando, perché qui su YouTube vi rispondo sempre, e seguendomi anche su Instagram e su TikTok, dove lascio qualche contenuto diverso, qualche tutorial e quant'altro. Vi ricordo anche che sul mio sito www.vincenzodecaro.com trovate a parte i miei lavori, ma anche dei preset Lightroom studiati per la fotografia da smartphone in offerta a 5,90€. Scaricateli, perché ricevo sempre un sacco di bei commenti, quindi per soli 5 euro, a parte che sostenete un po' questa mia attività sul web, ma vi potrete ritrovare dei preset secondo me molto interessanti che funzionano sia su Lightroom Mobile che su Lightroom Desktop, sia per iOS che per Android. Per questo video è tutto, grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.